Oggi a terza pagina un bilancio della Fiera di Roma, più libri e più liberi, ma subito prima scopriamo come si possa fare letteratura attraverso il calcio. Quando noi abbiamo cominciato a fare L'ultimo uomo, le cose come le scriviamo noi quasi non esistevano in Italia, quindi abbiamo dovuto inventarci in qualche modo un metodo, senza sembrare un po' pretenziosi, però abbiamo dovuto capire come fare le cose, e elaborando questo metodo ci siamo anche resi conto che questo metodo poteva essere trasmissibile a degli alunni, quindi sembrava anche interessante. E sul punto di vista tecnico, quindi la lezione come è fatta? Con un corso di scrittura qualsiasi oppure c'è uno specifico? Ma la lezione da una parte è molto tradizionale, nel senso ci sono delle slide, c'è una parte teorica, noi affrontiamo dei temi, ma dei temi però sempre legati molto alla scrittura, e cerchiamo di fare un corso che sia il più applicativo possibile, quindi facciamo molti esercizi in classe, esercizi che riguardano ad esempio la descrizione di un gol con un certo linguaggio, oppure la descrizione di una fotografia facendo caso a tutti i dettagli, perché l'attenzione ai dettagli è un po' una cosa che caratterizza il nostro lavoro. Un periodo in cui il calcio è sempre più business, sempre più commercializzato, eppure c'è proprio questa voglia anche di riscoprire l'aspetto letterario, no? Come mai? Ti sei mai posto questa domanda? È un po', come dire, un po' anche una salvezza da un calcio in cui si parla quasi sempre solo appunto di business o di risultati o di plusvalenze, giocatori vanno e vengono, però la passione in realtà per lo sport è una passione molto autentica, è sempre la stessa, la mia passione è uguale a quella che poteva avere veramente appunto Brera o chiunque altro prima, mio nonno, il mio bisnonno e così via. E bisogna, insomma, anzi proprio in questo momento bisogna cercare di ricordarsela e appunto anche non limitare la propria passione, la propria anche ambizione a parlarne in modo anche alto, anche esagerato a volte, perché no, in senso positivo, ci sono tante esagerazioni in senso negativo, esageriamo invece in senso positivo con un po' di veramente di poesia o di letterarietà o anche di passione e attenzione. Metodo Cantona in un certo senso. Sì, esatto, diciamo che lui non aveva paura di esagerare. L'11 dicembre del 1918 nasce a Tolosa Carlos Gardel, icona mondiale del tango. Cantante e compositore, conobbe una celebrità enorme sia in Argentina che in Europa. Sue sono le canzoni più note di questo genere musicale. Nel 2003 l'UNESCO ha dichiarato la sua voce patrimonio culturale dell'umanità. Il mercato del libro nel 2018 fa registrare una frenata, ma i piccoli e medi editori non sembrano soffrirne, anzi, incrementano le proprie vendite. Secondo i dati presentati nel corso della Fiera di Roma, più libri più liberi, cresce del 2,2% il fatturato del settore, ma anche il numero di copie vendute fa registrare un aumento dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Oltre il 40% delle vendite complessive del comparto viene proprio da questi editori. La vivacità del settore si trasmette anche alle librerie, che nonostante l'orge del digitale in cui siamo immersi, resta il canale d'acquisto preferito dagli italiani. Ben 6 su 10 dichiarano di aver acquistato almeno un volume in una libreria di catena, 2 su 10 nelle librerie indipendenti. Dati positivi anche per la vendita dei diritti all'estero, che segna una crescita del 36% negli ultimi 4 anni. E anche in questo caso i piccoli e medi editori danno un rilevante contributo, con un più 7,2%. Notevole anche la crescita delle coedizioni tra una nostra editrice ed una straniera, per lo più europea, ma qualcosa si muove anche nei confronti del mercato di lingua araba.